Grazie a Maurizio Modolo, puntata un po' particolare come era già in studio da te, visto che ovviamente un po' adesso il campionato si ferma, addirittura per l'Interclub, come dicevi, hai voglia, stanno fermi una settimana in più. Area della pallamano e andiamo a conoscere il grande vivaio della pallamano, che sono tantissimi i ragazzi, non so quante squadre ha la Pallamano Trieste. Poi parleremo anche di belle novità con Emiliano Edera, che lui un domani sarà il prossimo patron della Pallamano, anche perché la pancetta già ce l'ha, per cui è sulla buona strada. Allora, cominciamo con Spina. Spina, allora, Schina, scusami, io ragazzi. Allora, la domanda è questa: te ovviamente ti vediamo sia con i, anzi, io ti vedo quasi sempre con i grandi. E poi sei anche con i piccolini, ma è più facile stare con i piccolini o con i grandi? Allora, è molto più facile stare con i piccolini e ti dà un qualcosa in più, una soddisfazione in più perché con la loro ingenuità e la voglia di imparare non danno mai fastidio in un certo senso, è molto più facile. I grandi sarebbe da prenderli a calci nel sederino e siccome non si può, allora preferisco stare con i più piccoli. Senti, parlavamo, sono circa 200 ragazzi, sono quante squadre avete? Una marea. Beh, quest'anno siamo riusciti per la prima volta a fare gli under 8, che per noi è un grande traguardo, perché il problema era proprio questo, che iniziavamo tutti un po' più tardi. Quest'anno invece abbiamo praticamente 6 categorie, e ciò vuol dire che in ogni categoria abbiamo una squadra e per noi, ripeto, è un grosso risultato. Allora Marco, andiamo, poi ti farò passare il microfono perché sennò è un po' dura. Senti, anche per te il rapporto con i ragazzi piccoli rispetto a quelli grandi? Beh, naturalmente io i più piccolini non li curo io perché si occupa Claudio. Io avevo gli under 16, adesso ho gli under 18, perciò sono già più grandini, ecco. Però appunto vale lo stesso discorso di Claudio. Hanno voglia di imparare e danno soddisfazione, mentre i grandi invece sono già dei marpioni e bisogna più curare loro che magari i ragazzi più piccoli. Senti, uno dei motivi per i quali la Pallamano Trieste comunque continua ad andare bene, Oveglia non è mai contento, perché forse per Oveglia dovrebbe essere prima del primo posto, però purtroppo non sempre si può, però nonostante i soliti problemi economici che un po' tutta la città e non solo sa, comunque a livello di vivaio è forse questo insieme alla pallacanestro, forse gli unici due vivai che stanno funzionando veramente bene. Beh, tipo nel calcio, sì, il calcio sport nazionale, però noi abbiamo avuto sempre grandi problemi nel calcio. Ecco, la pallamano, che non è uno di quegli sport, diciamo, di centro avanti sfondamento, come si riesce appunto a prenderli da piccoli con lui, ma poi dopo a portarli avanti? Perché magari quando hai 16, 17, 18 anni comincia a essere il momento duro. Certo, bisogna trasmettere l'entusiasmo che noi abbiamo fin da quando abbiamo cominciato a giocare qua e appunto cercare di coinvolgere i ragazzi sia durante le partite che anche fuori dal campo, ecco. Anche perché siamo onesti, vedi Oveglia quando si arrabbia. Dura, eh? È meglio non vederlo, dai, non è una bella scena, insomma, questo bambino di 110 kg che si arrabbia così, tratta così male i suoi atleti. Allora, diciamo che, come ho detto prima, il bello è proprio questo, siamo riusciti quest'anno a creare questo gruppo di ragazzi giovani, giovanissimi, 6, 5, 6, 7 anni. E per noi, ripeto, è un grosso risultato perché vuol dire che iniziano con la pallamano, poi non si sa se continueranno o no, però vengono qui perché proprio trovano dell'entusiasmo, trovano nella pallamano lo sport ideale, ecco, per cui per noi è un grosso risultato, ripeto. Senti, allora, la prima squadra si allena anche a Panzi, vorrei sapere anche se il 31 dicembre, se il 31 dicembre fino alle 21 si allenano qua, non debba uscita manco quella, forse il primo almeno, sì, no, Veglia, almeno il primo. Ecco, invece i più piccolini,
quante volte si allenano, come un po' funziona? Allora, i più piccolini, quello che dicevo prima, si allenano due volte a settimana, di un'ora e mezzo ad allenamento, che vuol dire tre ore di allenamento a settimana, che per i piccoli penso che vada bene, perché dopo si va un po' oltre e secondo me non è troppo indicato per questa età. Tutti gli altri fanno tre allenamenti alla settimana più le partite, qualcuno ne fa già quattro, e quelli che sono pronti fanno già cinque allenamenti alla settimana. Senti Marco, tu hai l'onore, ma anche hai sia l'onore che l'onore di avere i ragazzi che stanno magari nel momento anche più delicato, dove magari proprio per la loro età magari ci rischi, non so, che si allontanino dallo sport, perché sai, le prime fidanzatine, le cose così, e magari a scuola non si vuole studiare, quindi anche lì è un problema, quindi le vostre figure diventano anche figure fondamentali a volte per la vita di un ragazzo di quell'età, e lo sport, fare il gruppo con certe regole dello sport, anche quello può aiutare il famoso non ci indurre in tentazione. Ma certamente, come ti parlavo prima, del coinvolgimento, della passione, dell'entusiasmo che ci mettiamo in ogni allenamento, e programmando le trasferte e dandoci da fare per appunto fare bella figura sempre dove andiamo. E siamo, diciamo, un po' degli educatori, fra virgolette, ecco. E la maggior soddisfazione è quella di vedere i nostri ragazzi, che prima allenato lui, poi io, indifferente, arrivare alla prima squadra e permettere di dare loro un palcoscenico importante. Senti Edra, noi ovviamente ogni volta che ci mettiamo a parlare durante l'estate, ma non solo, ovviamente è sempre il solito problema, i maledetti soldi. Nel basket femminile il grande problema di trasferte che costano, perché andare in Sardegna costa, la pallamano comunque ha delle sue esigenze che non sono poco, e c'è un grande volontariato enorme, forse c'è più volontariato qui che non volontariato nelle finte associazioni, dove magari tutti per un motivo o per l'altro si porta a casa qualcosa. Ecco, su questo tu eri assessore allo sport, adesso sei in regione, una regione che ha 40% di soldi in meno rispetto all'altro anno. Abbiamo qualche buona notizia per lo sport? Ma sicuramente abbiamo qualche buona notizia, nel senso che abbiamo presentato ed è stato accolto, insomma, con la giunta un emendamento che di 200.000 euro che proprio va a sostenere quelle realtà sportive di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, ma come la pallamano, ma proprio anche, hai citato prima le squadre di pallacanestro che militano i campionati di eccellenza, e soprattutto che abbiano un grande settore giovanile. Dobbiamo sostenere giustamente queste trasferte e queste realtà, perché ripeto, venire qui al Palachiarbola e ogni volta vedere l'entusiasmo di questa società della Pallamano Trieste, questi giovani, veramente credo rappresenti un esempio per tutte le società della nostra regione, quindi è giusto che chi fa parte delle istituzioni sostenga realtà come queste. Poi è stato anche implementato il capitolo delle manifestazioni sportive, questa testimonianza che questa regione ci crede allo sport, è veramente. Senti, tu sei stato anche dall'altra parte dell'affittato, perché tante volte quando sei in comune, quando sei in regione, a volte le cose non capisci. Adesso capisci forse perché magari in comune potrei avere dei problemi, ci non basta mai, perché diciamo sei comunque nel forziere adesso. Obiettivamente, in questo bisogna essere onesti, anche se la regione ha avuto, come dicevi tu, un enorme calo di risorse, comunque i comuni hanno subito oggettivamente tagli più drastici, per cui si trovano ad affrontare situazioni ancora peggiori quelle della regione. Ecco perché proprio soprattutto in ambito sportivo credo che la nostra presenza sia essenziale. Allora, adesso io mi farò dare, noi adesso qui dietro abbiamo un po' di baldi giovani, squadre diverse o futuri atleti? Sì, ci sono i più piccolini insieme agli under 10, 12, abbiamo preso così i più rappresentativi, ma sono tutti uguali, tutti bravissimi, ci tengo a dirlo perché non ci devono essere queste differenze, per cui qua c'è una buona,
come si dice, parte dei nostri futuri atleti. Adesso noi li conosciamo un attimo uno a uno. Mi raccomando, una regola di base: vedete come fa Oveglia Junior, ecco l'incontrario, perché lui ogni settimana, se non prende una massacrata di spintonato, altro se non è contento ogni volta. Allora, dimmi un attimino il tuo nome e che ruolo hai. Io mi chiamo Pietro e ho il ruolo alla sinistra. Lui è un prossimo discotecaro. Mi chiamo Riccardo, sono 7 e sono alla destra. Andiamo avanti aspetta che ci mettiamo qua in mezzo. Tu come ti chiami, cosa fai? Sono Emanuele La Sorte, ho 10 anni e gioco nell'ala sinistra. Mi chiamo Matthew Morleo, ho 11 anni e gioco in porta. Com'è il ruolo della porta? Non è tanto facile, ma neanche tanto difficile, è un ruolo medio, direi. Cosa parli? Cosa ogni tanto parli con i grandi portieri nostri, che insomma abbiamo ottimi portieri? Sì, c'è un portiere che mi allena certe volte e sono molto felice che mi alleni. Andiamo avanti, tu come ti chiami, che ruolo ricopri? Io mi chiamo Giacomo Crovatin e faccio centrale. Io mi chiamo Francesco Bosco, ho 11 anni e faccio il terzino sinistro. Io mi chiamo Manuela Bozzi, ho 11 anni e faccio come ruolo alla destra. Andiamo in qua che sennò poi dopo... Mi chiamo Mattia Venturini e faccio un ruolo terzino destro. Vieni qua perché sennò non ti si vede. Io mi chiamo Giulio Scoria e ho 7 anni e faccio... terzino destro. Bravo. Adesso siamo di nuovo dai più piccolini. Sono Lorenzo Ganzo, ho 7 anni e sono centrale. E tu invece, piccolino, come ti chiami? Io mi chiamo Giorgio Veglia e gioco centrale. Ecco, vedete. Così, guarda, Emiliano, soprattutto per i capelli. Giorgio Veglia mi sembra che ne ha molti di meno. Allora, io vi ringrazio, ovviamente eravamo qui ospiti, c'era la festa, adesso sta al momento stanno giocando pure i genitori, mi pare, no? Quindi, insomma, di tutto di più, io adesso la palla a mano si ferma, beh, ma Oveglia, vieni qui anche tu, dai, ormai, ma vieni qua. No, anche perché, sai, è l'unico caso al mondo dove hai una persona che si spacciava per te, però i capelli ancora. Cosa devo dirti? Senti, facciamo un po' un auspicio di Natale per il prossimo anno, perché insomma la squadra va, però Veglia non si accontenta mai. L'auspicio per il prossimo anno è solo salute, serenità, lavoro e benessere per tutte le famiglie della Pallamano. Questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda noi, lavoreremo con stesso impegno che abbiamo messo adesso e come abbiamo cominciato nel 1970, quando ho iniziato questa società, il professor Lo Duca. Sono 42 anni che lottiamo, perché qua è una lotta quotidiana, una lotta Marco Bozzola con gli under 18, Jara Dojkovic con gli under 16, Schina con i 14, altri con le varie società, con le squadre giovanili. In più abbiamo circa un migliaio di ragazzini delle scuole elementari che con i nostri tutori ogni mattina fanno una, due, tre ore di lezione di conoscenza della pallamano, di avviamento allo sport in generale. Abbiamo un grosso movimento, un movimento che ci dà tanto prestigio, però è un impegno incredibile. Claudio Schina, che è il responsabile del store giovanile, ha un impegno che va dalla mattina alla sera continuo, perché ci sono problematiche incredibili. La fortuna, abbiamo tanti amici che ci aiutano, tanti. Ieri l'ultima partita di Serie A avevamo più di 1000 spettatori, abbiamo il consigliere regionale Edera a cui rompiamo le scatole quotidianamente e anche altri amici triestini, indifferentemente da colori, ma sono veramente amici che ci aiutano sempre. No, io vorrei far notare l'umiltà di Emiliano Edera. Di solito tutti i consiglieri vanno in giro 24 ore su 24, anche quando si fanno la doccia con la spilletta della regione. Lui non ce l'ha, guardate che l'umiltà di Edera. Beh, ma non c'è bisogno della spilla per... Sai che c'è la pesa? No, non c'è, ce l'ho, ma non c'è bisogno della spilla per rappresentare la regione, bisogna comportarsi bene coi fatti. Grazie ancora, buon Natale, noi ci vediamo dopo l'Epifania. Insomma, speriamo buon riposo. 14 per tutti quanti, grazie.